Vangelo di Giovanni, capitolo 3, verso 17. Infatti, Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Una risposta all'uomo di oggi. La Bibbia, bestseller universale che sfida le epoche, è la straordinaria rivelazione che il Dio dei cieli rivolge agli uomini. Il suo messaggio unico e realista non ci lascia illusioni, né su ciò che noi siamo, né su ciò che valiamo. Ma è anche un messaggio d'amore, di pace, di giustizia, di vita. L'annuncio che Dio stesso ci dona. E quanto ne abbiamo bisogno? È il messaggio di un Dio che si è fatto uomo per salvare la sua creatura, che era perduta, infelice e sofferente. E Dio gli rivela il vero significato di parole come amore, pace, felicità, speranza. Ascoltiamo. Colui che è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, come leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 19, verso 10. Egli dà un senso alla vita dell'uomo, una spiegazione alla sua sofferenza e alla sua morte. Non ci promette di risparmiarci le difficoltà, ma ci dà i mezzi per superarle e per vivere, malgrado tutto, una vita che valga la pena di essere vissuta. Questo messaggio divino ci riguarda. Dopo 2000 anni esso non è cambiato e voi potete verificarne personalmente l'attualità. Ma per fare questo occorre anzitutto passare per la nuova nascita, cioè il pentimento e la fede nell'opera di Gesù Cristo. Perché se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 3 al verso 3. Dio vuole rispondere alle vostre domande e sta poi a voi dargli una risposta.